Allora, attenzione, lui fa parte con un contrappunto in cui questo tema viene presentato prima dalla voce, poi dalla seconda voce, poi dalla terza voce perché siamo a tre, anzi qua quattro voci, scusate, siamo a quattro voci, quindi tutti entrano dentro le parti, entrano dentro le parti. Naturalmente, finito il soggetto, quando c'è la risposta, cioè dopo il dusse, c'è il comes, che cosa fa quella parte che ha finito la sua parte? Fa un contrappunto che in questo caso è un contrappunto, come dire, non ha un controsoggetto obbligato, cioè è libero, cioè un contrappunto libero, non obbligato. Obbligato lo abbiamo nella fuga vera e propria, quando tutte le volte che noi sentiamo un soggetto abbiamo anche il controsoggetto, che è sempre la stessa cosa. Provate ad ascoltare questo inizio. Sentiamo. Soggetto, tema. E che anno, scusa? Allora, mi fai una scala di sol maggiore? Thank you.
Provo a domandare quanto dai sì. Visto che adesso siamo tutti bei svegli e abbiamo anche la fortuna di una bellissima giornata, perché andare sul lago senza una bella giornata è dura. Allora, ormai siete pronti, perché fra poi cominciamo a fare una qualche interrogazione. Dobbiamo vedere se si apprende qualcosa, soprattutto sul contrappunto. Allora, stiamo andando all'Overe. Negli anni scorsi abbiamo fatto le uscite a Pavia prima e poi a Lucca l'anno scorso. Ha sentito domenica dei ragazzi del Boccherini di Lucca che suonavano in televisione, quindi una bella trasmissione, e come vedete poi rimane sempre qualche cosa. Cosa vedremo all'Overe? Insomma, noi andiamo all'Accademia Tanini, la gita comprende la visita al lago, tante belle cose. Celebre all'epoca, addirittura fino al primo 800, quando si nominava Bach,
si ci si riferiva a Carl Philipp Emanuel Bach, non a Johann Sebastian, era bambino nostro, del figlio. Ecco,
facendo un salto decisamente in avanti in termini di tempo. Voi sapete che la chitarra ha una storia molto importante nel periodo rinascimentale e poi via facendo, ma era un altro tipo di chitarra rispetto a quella che conosciamo, che vediamo oggi, che ha, diciamo, un supporto a partire dagli inizi del 1800 fino ad arrivare al 1900. E quindi ho pensato di proporvi qualcosa di particolare. Thank you.
Che bella. Vedete che la vicenda la com'è. Oggi c'era la lezione di materie musicali di base, per quello c'era un momento.